Salve ragazzi, in questa lezione di installazione e manutenzione di impianti ci occuperemo della ricerca guasti. La ricerca del guasto è una delle fasi di intervento manutentivo e occorre agire in modo sistematico e deterministico. Per effettuare una ricerca del guasto completa, occorre analizzare tutte le possibili cause che possono averlo determinato. Quindi per ricercare il guasto si parte dall'identificazione del sintomo di malfunzionamento e si prosegue poi con la ricerca della causa che lo ha generato. Ciò come avviene? Attraverso un processo di eliminazione progressiva delle possibili cause, fino ad individuare quella che ha provocato il problema, e questo si chiama metodo sequenziale. Questo modo di procedere comporta che il manutentore conosca, anche attraverso manuali, quali siano le possibili avarie dell'apparecchiatura e quindi possa verificare le relazioni tra il guasto e la causa che lo ha prodotto. Vediamo allora il metodo sequenziale. È un metodo che consiste in azioni successive per la ricerca del guasto, ovvero le seguenti. Per prima cosa l'identificazione del problema, poi la raccolta delle informazioni necessarie, loro valutazione e analisi, la proposta delle possibili soluzioni, la verifica delle soluzioni proposte ed infine la realizzazione delle riparazioni successive. Per poter cercare un guasto si può fare riferimento alla tabella ricerca guasti. Questa tabella spesso è presente nei manuali d'uso e di manutenzione. Vediamo un esempio come in figura. Abbiamo un sintomo, il surriscaldamento della pompa. Possiamo avere varie cause, ad esempio pompa usurata, viscosità troppo bassa, sistema refrigerante non efficiente, cuscinetti inadeguati. Vediamo i relativi rimedi. Nel caso di pompa usurata, riparare o gettare. Nel caso di viscosità troppo bassa, cambiare il fluido. Nel caso di sistema refrigerante non efficiente, aumentare la capacità di raffreddamento. E nel caso di cuscinetti inadeguati, modificare. Vediamo adesso la ricerca guasti in vari sistemi. Partiamo dai sistemi meccanici. Quali sono le azioni da fare? Allora, verificare che tutti i collegamenti e i leverismi siano stretti e assicurati. Poi, accertarsi che gli sportelli e le strumentazioni meccaniche siano sempre chiusi correttamente e in perfetta tenuta. E infine, esaminare lo stato delle parti meccaniche che potrebbero essere sorgenti di vibrazioni pericolose per interruttori e per delicati strumenti meccanici. Nel caso invece di sistemi oleoidraulici e pneumatici, vediamo i controlli da fare. Per prima cosa la centralina per verificare che sia presente la pressione necessaria. Controllare poi le valvole direzionali e le valvole di controllo della pressione e della portata. Nel caso di sistemi termotecnici, se i guasti non sono dovuti a un'errata progettazione o messa in opera, derivano dalla normale usura dei componenti dell'impianto, non adeguatamente soggetti a manutenzione preventiva o programmata. Negli impianti di riscaldamento e climatizzazione, per esempio, si può citare il rumore generato dalle valvole dovute a cavitazione, le perdite o trafilamento di fluido, la diminuzione di fluido all'uscita delle valvole dovuta a ostruzione della stessa o della tubazione, malfunzionamenti dei termostati di regolazione ambientale, ostruzione dei filtri dell'aria dei ventilatori, danneggiamento del compressore, perdita di fluido refrigerante e infine danneggiamento dei sensori. Vediamo i sistemi elettrici ed elettronici. Dunque, negli impianti elettrici la ricerca inizia verificando innanzitutto la presenza o assenza della corrente elettrica, mediante l'impiego di appositi strumenti quali l'ommetro, il volmetro o l'amperometro. Di norma si parte dall'interruttore generale per andare a ritroso verso i diversi circuiti derivati seguendo le fasi seguenti. Allora, si inizia con la battitura punto a punto del circuito per verificare la conformità e la completezza del cablaggio secondo lo schema dell'impianto. Poi si verifica l'assenza di cortocircuiti a valle dell'interruttore o del sezionatore del gruppo.
Si va a verificare la presenza di tensione a monte dell'interruttore o del sezionatore del gruppo. Si controlla l'attivazione del circuito in esame, chiusura dell'interruttore, e si fa una misura degli assorbimenti di corrente per ogni elemento collegato, secondo le specifiche di potenza elettrica fornite a schema. Adesso affrontiamo un altro argomento, sempre inerente alle problematiche dei guasti, ovvero gli strumenti di diagnostica. Per garantire che tutti gli aspetti di sicurezza richiesti dagli standard attuali siano effettivamente rispettati, occorre fare una verifica costante dei cicli produttivi e dell'affidabilità dei dispositivi e dei macchinari. Quindi, grazie ad interventi di manutenzione preventiva, è possibile garantire contesti lavorativi non dannosi per l'uomo e anche per l'ambiente. Esistono degli strumenti di diagnostica che consentono di indagare la corretta struttura dei materiali, delle strutture e dei dispositivi. Questi strumenti sono le prove non distruttive. Le prove non distruttive sono esami, prove e rilievi condotti impiegando metodi che non alterano il materiale e non richiedono la distruzione o l'asportazione di campioni dalla struttura in esame. Ce ne sono di vario tipo. Quelli più comunemente utilizzati sono gli ultrasuoni, l'emissione termica e l'emissione acustica e vibrazionale. I risultati delle indagini condotte applicando questi metodi sono alla base per la valutazione della qualità di un prodotto, per l'esame dell'integrità strutturale di un componente, per la diagnosi e ricerca delle cause di malfunzionamenti di macchinari. Le prove non distruttive sono condotte su varie tipologie di strutture e materiali. Vediamo quali. Per esempio, materiali quali metalli, compositi, plastiche e ceramici. Componenti quali recipienti a pressione, turbine, caldaie, valvole, pompe, motori, reattori nucleari e dell'industria chimica e petrolchimica. Mezzi di trasporto quali aerei, navi, treni, funivie, autoveicoli, razzi e navicelle spaziali. Installazioni quali piattaforme per la ricerca e l'estrazione del petrolio, gasdotti, ponti, viadotti, dighe, fondamenta, caverne, pendii e suoli. E infine su opere d'arte. Cominciamo a vedere queste tre tipologie. Gli ultrasuoni, la prima. L'ispezione mediante ultrasuoni è un metodo non distruttivo in cui onde sonore ad alta frequenza sono introdotte nel materiale da esaminare, allo scopo di evidenziare difetti superficiali o interni, misurare lo spessore dei materiali, misurare la distanza e la dimensione delle difettosità. Vediamo alcune applicazioni. Il metodo ultrasuoni si può usare su componenti laminati, rulli, alberi, azionamenti, colonne delle presse, su apparecchiature di potenza, quali pezzi fucinati della turbina, rotori del generatore, condutture in pressione, insieme di parti saldate, recipienti a pressione, componenti di reattori, componenti di velivoli, materiali per macchine, particolari ferroviari, parti automobilistiche. Vediamo adesso la termografia. La termografia è una tecnica di controllo non distruttivo utilizzata in prevalenza nel campo edilizio, energetico e automotive, che viene svolta mediante l'utilizzo di strumentazione portatile a raggi infrarossi, una termocamera o altro dispositivo a infrarossi. Questo tipo di controllo evidenzia una mappa termica dell'oggetto esaminato su un display e l'osservazione delle varie differenze di temperatura, che sono evidenziate con colori diversi, permette l'individuazione di difetti nel materiale o nel prodotto. Naturalmente, per la lettura e la classificazione delle anomalie rilevate, è necessaria una specifica preparazione da parte del tecnico preposto all'esecuzione del test. Vediamo l'ultima, l'emissione acustica e vibrazionale.
Anche questa è una tecnica di controllo non distruttivo, basata sull'acquisizione dei segnali ultrasonori, di solito di frequenza compresa fra i 100 kHz e 1 MHz, emessi da un materiale sotto sforzo per effetto di fenomeni reversibili, quali danneggiamento, degradazione e corrosione sotto sforzo, che si verificano durante la prova. Vediamo le applicazioni. È una tecnica che viene utilizzata per le verifiche su recipienti a pressione e il monitoraggio di prove meccaniche sui materiali. Quindi possiamo concludere dicendo questo, che un manutentore preparato deve quindi essere in grado di ricercare in modo corretto un eventuale guasto e deve sapere interpretare le tabelle di ricerca guasti che si trovano sui manuali d'uso e manutenzione. Deve inoltre conoscere le potenzialità e le caratteristiche principali delle prove non distruttive, un campo nel quale sarebbe opportuno specializzarsi per poter intervenire non solo su piccoli dispositivi, ma anche su strutture più complesse. Questa lezione è a cura delle professoresse Barbara Scattini e Giovanna Lazzurri dell'IPSIA Giovanni Giorgi di Lucca.